I bombardamenti internazionali sulla Libia hanno innescato un nuovo esodo. In quasi 4.000 hanno attraversato la frontiera con l'Egitto soltanto nelle prime 24 ore dal via dell'operazione Odyssey Dawn. Simile la situazione di cui parlano gli operatori al valico di Rashdir con la Tunisia. Soltanto domenica, spiega il portavoce dell'Agenzia ONU per i rifugiati, abbiamo contato circa 2.200 persone originarie del Sudan, un numero a cui vanno ovviamente aggiunte tutte quelle di nazionalità diverse. Oltre 10.000, quelle che finora sono state accolte hanno ricevuto cibo e prima assistenza in questo campo allestito da Nazioni Unite ed Esercito tunisino. 30 volte tante quelle che, in base alle stime, avrebbero nel complesso lasciato il paese dall'inizio della rivolta contro Gheddafi.